Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi voglio farvi vedere la ricetta della torta al cioccolato come la preparo io. Quindi una torta molto semplice, molto casalinga, ma gustosa e da gustare in qualsiasi occasione. Andiamo a vedere insieme come si fa. Per la torta al cioccolato ci serviranno circa 200 g di cioccolato fondente, 3 etti di farina, 150 g di burro, 150 g di zucchero, una bustina di lievito per dolci, 2 uova e un pochino di latte. Ho già messo lo zucchero nella mia terrina, adesso devo aggiungere il burro fuso. Una volta aggiunto il burro fuso lo mescolo insieme allo zucchero. Poi aggiungo la farina insieme alla bustina di lievito per dolci. È una ricetta molto semplice, molto casalinga, quindi non è una di quelle ricette da chef. Io vi sto facendo vedere semplicemente come faccio io la torta al cioccolato. Quando l'impasto sarà di questa consistenza all'incirca, andate ad aggiungere le 2 uova. Mescolate le 2 uova fino ad ottenere un impasto molto morbido. Adesso che avete raggiunto questa consistenza, potete scegliere se volete che la torta abbia un sapore di cioccolato più forte, più fondente, e quindi andate ad aggiungere semplicemente il cioccolato fuso. Se invece volete che la torta abbia un sapore più di cioccolato al latte, potete andare ad aggiungere un po' di latte. Quindi questo è facoltativo a seconda dei vostri gusti. Io vado ad aggiungere direttamente il cioccolato fondente. Adesso potete mescolare il cioccolato fondente all'impasto. Adesso potete andare a trasferire l'impasto, una volta che il cioccolato si sarà amalgamato bene, all'interno del vostro tegame. A questo punto potete andare ad infornare a 180 gradi per circa 35-40 minuti, quello valutatelo bene in base al vostro forno. Ho tolto la torta dal forno. A questo punto possiamo andare a mettere la nostra copertura di cioccolato con l'altra metà della dose di cioccolato, quindi con gli altri 100 grammi. Poi se voi ne volete di più potete utilizzarne di più, ovviamente. Andate a mettere il cioccolato fuso sulla superficie e poi con una spatolina per dolci vi aiutate e stendete il cioccolato in modo che ricopra tutta la superficie. Io ho lasciato la carta forno sotto perché almeno se dovesse colare un po' di cioccolato va a finire sulla carta forno, poi quando sarà tutto raffreddato ovviamente potrete andare a togliere la carta forno. Ecco, questa è la torta con la copertura di cioccolato sopra. A questo punto dovete solo aspettare che si raffreddi e poi buon appetito! Nel frattempo vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e io vi mando un bacio enorme.